Buonasera signore, buonasera signori. Ci troviamo sempre qui a Casalice, lo chef Davide vi saluta e oggi vi farò vedere un'altra ricetta, questa volta un primo. Come base un trancio di ricciola, un tagliolino rosso che è fatto con la bietola e la salsa lemongrass. Adesso partirò con il taglio della spigola, della ricciola, scusate. Farò dei bocconcini, tutti uguali. Andrò a mettere tutto in padella. L'olio non deve essere caldissimo. Marco, per favore, cala i tagliolini intanto, così almeno passami anche il vino bianco. Vino bianco, vedete? Devono rosolare. Momento in cui sono rosolati aggiungiamo un pochettino di sale, la sfumata di vino bianco, e andrò poi a mettere il fumetto di pesce che ho preparato prima. Mentre la salsa si insaporisce bene e la pasta cuoce, io vi spiego come fare la crema di lemongrass. Lemongrass è una graminacea anche chiamata citronella, che cresce in un paese, cioè nei paesi del Vecchio Oriente, quindi Asia. Praticamente la crema parte così: un padellino, prendete un pentolino, ci mettete un pochettino di olio, dello zenzero, qualche scorza di limone, appunto il lemongrass, togliete la parte più dura, che sarebbe questa qui, e lo tagliate in piccoli filamenti. Rosolate tutto insieme, quindi zenzero, lemongrass, scorza di limone e un pochettino di scalogno. Aggiungete 3 dita di panna e fate cuocere a fuoco basso fino a quando la panna non si sia ritirata e venga appunto una crema. Frullate tutto e lo passate in un passino, in modo tale che rimani solo, ecco, la crema che poi andrete ad utilizzare. Adesso vi faccio vedere come. Appunto, adesso la pasta è pronta. Passeremo alla mantica. Il tagliolino, come vedete, è fatto con la barbabietola. Potete fare un impasto normale, poi prendete un po' di barbabietola o anche del pomodoro liofilizzato, potete usare qualsiasi cosa di colore rosso. Io adesso l'ho fatto con questa perché mi va bene così. Aggiungere un altro goccio d'olio. Simone, fai vedere bene. Quando si comincia a girare la salsa, a quel punto abbassiamo il fuoco e andiamo ad aggiungere il lemongrass. Mettiamone poco all'inizio. Vedete che belli, vediamo appunto scendo il pesce, il bocconcino. A questo punto andremo a mettere
la granella di pistacchio, guardate che bel colore, un pochettino di polvere di caffè leggera, questa serve solamente a conferire un contrasto di odori, limone e caffè, sapore pazzesco. E poi, come al solito, procediamo con la garnish. Questo è un fiore di calendula. Ed ecco a voi. Tagliolini rossi con bocconcini di ricciola, crema lemongrass e granella di pistacchio. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, lo chef Davide vi saluta come sempre, ci vediamo alla prossima, buona serata a tutti e buon weekend!